Ragazzi, io volevo farvi vedere qualche particolare in più con calma della nuova Panamedica, partendo dalle cose più semplici che tutti noi vogliamo e notiamo. Allora, innanzitutto una comodissima seduta per il passeggero, bella larga e profonda, ci si può muovere oltre a stare anche seduti, quindi cambiare posizione. Ha delle maniglie con cui aggrapparsi e le stesse fanno base per le borse optional e il bauletto optional ovviamente della linea Panamerica. Vi ricordo che a listino e sul nostro shop trovate sia gli accessori dedicati alla Panamerica sia l'abbigliamento creato per questa nuova linea di motociclette, sia tecnico che non. Allora, dicevamo, una comoda seduta, passeggero, e un ottimo posto di guida per il guidatore. La moto ha questo nuovo motore Evolution che esprime 140 cavalli, è un 1250, generosissimo, una coppia poderosa, vi troverete contenti. Ha sistema frenante doppio disco anteriore con finalmente delle pinze serie italiane, che questo modello è dedicato, esce già con la luce supplementare centrale, il parabrezza si può alzare e abbassare nelle varie posizioni, così è più bella la moto, però vi ripara un po' meno, già dotata di paramani, paramotore. Vi faccio notare solo una cosa che dovete fare attenzione, perché questa potrebbe, questo non dico un difetto, però è una cosa che dobbiamo fare attenzione. Allora, quando questo è dotato ovviamente del cavalletto centrale e del cavalletto a stampella laterale, il cavalletto a stampella laterale è estraibile in una posizione molto vicino al comando delle marce, quindi se vi capita di fermarvi in folle, motore acceso, e fate bene attenzione a estrarre il cavalletto, perché prenderci dentro un attimo e quindi non è, dovete fare questa attenzione a questo particolare. Io vi consiglierei di spegnere la moto prima di estrarre il cavalletto laterale. Poi elettronica è bellissima, ora ve la faccio vedere. La moto si accende da qua, in pratica questo si libera il blocchetto, c'è corrente, si schiaccia il pulsante, questo si presenta in questa maniera, schiaccia il pulsante e la moto è accesa. Poi qui ci sono diversi cruscotti, qui ci sono tutti i comandi per la motocicletta, compresi i fari, i flash, il settaggio del cruise control, il riscaldamento delle manopole e tutte le varie comandi a joystick per le varie, vedete, questo è il controllo della musica, perché si può collegare il vostro telefono, c'è cioè il settaggio della moto, le impostazioni, si chiama il satellitare, e tutto dai comandi, tutto da qua. E nella parte destra invece ci sono tutti i comandi dedicati al settaggio del vostro telefono, con la musica, la risposta alla telefonate, piuttosto che, vabbè, le quattro frecce e il mod, che puoi cambiare appunto le modalità delle mappature che intervengono. Niente, e qui come vedete ci sono le canalizzazioni della pressione dell'aria, perché come vi ricordo a seconda della mappa la forcella si adatta, e soprattutto c'è il sistema di abbassamento automatico
durante le soste in folle. Ammortizzatore di sterzo e niente, la moto è molto razionale. Il rumore, questo è quello omologato, sono disponibili i silenziatori un po' più aperti. Venite a vederla di persona che ve la faccio provare, vi troverete contenti. Ciao, arrivederci.